Trasmissione sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo. Salve, care amiche e cari amici. Qua vi saluto con il mio girafino. Mi sono fatto già dei video in Facebook col girafino di peluche e col leoncino, che non so se è un leoncino o un orsacchiotto, ma credo che sia un leoncino. Vi invito a tutte e tutti voi a dare ad affibbiare dei nomi alle mie mascotte di peluche, se vi piacciono. Colgo l'occasione di fare questo live streaming perché è venerdì pomeriggio, perché in questo modo chiudiamo la settimana. Non so se farò altri video oppure no. Ieri ne ho fatti due. Io mi vengo a raffreddare giusto d'estate. Ne ho fatti due di video, però con un'applicazione che non me li fa fare più larghi di 5 minuti, perché è un'applicazione per cellulare che dopo i 5 minuti devi pagare. Succede anche che caricando il video da cellulare metti un sacco di tempo e sprechi le batterie del cellulare, gli accorti la vita al cellulare. In questo modo io ho deciso che i video che farò col cellulare li caricherò direttamente dal computer, anche se li lascerò nello stesso formato, non importa, perché non sempre occorre dargli un formato alto. Non sapendo di che parlare in questo live streaming, allora andiamo un po' a caso, vediamo se ci sono delle domande. Devo dire, mi sono pervenuti molti commentari ai video che ho caricato ieri. E vi ringrazio per esempio, mi preoccupo di che fine ha fatto Matteo Montesi. Allora, Sborresi mi ha detto è agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori terrestri. Giuseppe Infantino, Amato Olano arrestato o è a casa? Non so che significa Amato Olano. Poi c'è Kikel Handoko, mi dice saluton capitano, facte mine comprenis vio e kion vi diris, sed scesnias interessa, do bonan vesperon al vi amico, via amico cara. Poi Mari Ricami, ciao, questo vi risponderò ai vostri commenti nei miei video, però adesso ho voluto iniziare la live. Poi Oscuro Piacere, circa il video che ho fatto ieri su Matteo Montesi, o potrebbe essere stato sottoposto al PCO, trattamento sanitario obbligatorio, di solito durano al massimo 3 settimane, oppure potrebbe essere stato arrestato per il rogo, cosa improbabile
ammesso che non ci fossero state determinate circostanze per giustificare il fermo, come il caso ipotetico che ci fosse stato qualcuno all'interno della casa, tipo un senza tetto, che non sia riuscito a scappare dal fuoco morendo, cosa che però i telegiornali ne avrebbero parlato. Oppure si è preso una pausa da YouTube, oppure gli potrebbe essere impedito di usare YouTube da qualcuno a cui potrebbe essere stato affidato per l'episodio dell'incendio e altri vecchi di diverso tipo. Caso ipotetico, una persona in seguito a perizia psichiatrica viene giudicato incapace di intendere, di volere, viene interdetta e affidata a un tutore. Lo ho smesso di seguire Montesi quando si è trasferito nella casa nuova, aveva fatto quella specie di piscinetta. Vorrei sapere ma ci viveva ancora in questa casa? Io ho visto molti suoi video, oppure l'inizio di molti suoi video larghi, perché nel 2014 avevo smesso di vederlo almeno con una certa costanza. L'ho visto con Costanzo, ma avevo smesso di vederlo con una certa costanza perché parlava, faceva video di 8 ore. Ma lui in alcuni video suoi dice proprio che lo stanno trattando male, che ha dovuto chiudere dei canali di YouTube perché lo trattavano male, lo trattavano molto male, e che stava tutto il giorno col computer acceso vicino al letto, non riusciva a dormire per editare video di 8 ore, a caricarli di giorno, di notte. E poi si doveva prendere cura dei suoi genitori che erano vecchi, e quindi dava veramente pena, poverino, no? Si doveva prendere cura dei genitori che erano molto vecchi e tutto il resto. Ma ho visto in alcuni video che ha fatto dopo, i suoi genitori non erano per niente così tanto vecchi, anche sì, sono più giovani dei miei, e che non stanno per nulla male. Perché in un video lui sale in macchina salutando il padre, che c'aveva una furgonetta, un'ape, non so che cosa, e il padre andava a lavorare. Quindi voglio dire, il padre lavorava di Matteo Montesi in quel video, andava a lavorare. Non è che era invalido, era così vecchio da non potersi muovere. E la madre anche. La madre stava più sana di un pesce, sana come un pesce, si guzzava. In un video mi sembra che ho visto i genitori di Matteo Montesi, anche i nonni. E lui si lamentava in alcuni video che doveva prendersi cura. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. E nei commentari dategli un nome a Girafino. Vediamo di voi riesce a dargli un nome. Che nome gli diamo? Poi c'è anche un leoncino peluche. Ma vi dicevo, lui, questo toglierò la diretta, giusto un'altra diretta del venerdì pomeriggio, parlando in live di Matteo Montesi. Lui si lamentava che non aveva soldi per pagarsi internet. Visto un video nel quale un signore gli diceva: ma io ti ho pagato l'anno, l'abbonamento annuo alla fibra ottica, la più alta, e tu continui a chiedere denaro per internet. E Matteo Montesi diceva: e allora, gli rispondeva nel video, allora che vuoi, fatti i fatti tuoi. Cioè, se qualcuno ti paga internet, non continuare a chiedere i soldi per internet, che già ce l'hai.
mi sembra che lo avessero denunciato perché lui nella sua nuova casa aveva aperto una taverna dove un suo seguace, un suo follower, un suo spettatore andava a mangiare, ma doveva portare il cibo a cucinare ed anche il denaro. Quindi Matteo Montesi si era messo a lavorare come cuoco personale e si faceva pagare, mi sembra, 100 euro perché lui stesso ti cucini un piatto. Non succedeva sporadicamente, perché se succede sporadicamente non è un lavoro, ma succedeva ripetutamente. Allora in un mese, se fai 30 pranzi, 30 cene, 30 colazioni o merende, in un mese hai fatto uno stipendio e quello lo evadi. Poi mette la PayPal sotto ogni video. E ci sono delle persone, perché lui parla di temi religiosi, va a filmarsi nelle messe, va a fare bagni purificatori, legge la Bibbia e tutto. Ci sono, soprattutto dicono, anziane signore, gli danno del denaro come se lui veramente facesse una intercessione divina, che poi mi hanno detto che lui si crede addirittura il Papa, lo ha nominato esorcista e sacerdote, dicevo nei miei video passati. A proposito, devo ringraziare il nostro amico Iperione, che il primo video che ho fatto parlando del bucaggio con incendio di Matteo Montesi è stato grazie a Iperione, che mi ha dato la dritta. Lui mi ha detto: "Ah, Sant'Enchan, perché non mi hai nominato nel tuo video?" Caro Iperione, è stato perché non volevo citare le fonti, come dicevano nella serie Kojak. Non si citano le fonti, né i giornalisti né i poliziotti. Ma a parte scherzi, perché mi sembrava, non so, anche immodesto da parte mia, senza chiederti l'autorizzazione, parlare di quello che avevi tu parlato, ma poi alla fine i tuoi video si vedono più dei miei, quindi lo sa tutto il mondo che hai parlato del caso Matteo Montesi, quindi anche degli incendio che ha appicciato. E quindi adesso lo dico, io ho ascoltato, partecipando alla live del nostro amico Iperione, sì, se ho fatto torto alcuno Iperione, adesso cerco di ripararlo, ma l'ho fatto nel video che ho caricato ieri. Ho visto nella live che io, quando posso, quando ricevo gli advertisement da YouTube, partecipo alle live di Iperione, che sono sempre belle. Poi non è che parla sempre di Matteo Montesi, parla di tante cose, soprattutto delle cavolate che fa Matteo Montesi, più che di Matteo Montesi. Oscuro piacere, ciao, ciao Oscuro piacere, sto bene, grazie Oscuro piacere, e te come stai? Allora, io ho saputo, entrando nella live di Iperione, l'incendio, mi sono documentato. Dove ho trovato le notizie più interessanti? Lo trovate nel giornale Ossimoro Ossimo Oggi, nel quale partecipa lo stesso Matteo Montesi. Quindi non si sono inventati delle balle. Se dicono che Matteo Montesi ha confessato che a seguito di un suo bucaggio, di un suo intervento in un domicilio privato, anche se abbandonato, e sono diventate divampate le fiamme che lo hanno raso al suolo, Ossimoro Oggi non mente. Che dovrebbe mentire contro un suo collaboratore o ex collaboratore? Capito? E quindi è inutile fare complottari, complottisti, i complottologi, e non è così che si ragiona. Poi che altro dire? Io seguivo Matteo Montesi e ha fatto delle cose bellissime. Poi uno youtuber come tutti noi, io non sto con lui. In un video qualcuno poi ha cancellato il commentario,
perché io ho fatto un video premettendo che sono agnostico, però come avrete notato, se avrete guardato i miei video precedenti e se no fatelo, parlo di letteratura, di antropologia, di religioni, di storia delle religioni e ne ho lette. E quindi ho fatto un video nel quale suggerisco a Matteo Montesi come si fanno gli esorcismi e come si fanno i riti purificatori di magia bianca, rossa, nera. Perché bisogna sapere ciò che si evoca, come lo si evoca, perché lo si evoca, perché come diceva Borello, un alchimista medievale, non puoi invocare forze cronie del sottosuolo o forze o evocare forze celestiali sulle quali non hai controllo, che poi non le puoi rimandare indietro. La gente, come nel film della Walt Disney, Topolino aspirante stregone, gioca con le potenze, gioca con Dio, con Gesù, con i simboli religiosi, gioca col demonio, con gli spiriti maligni, con gli spiriti benigni. Poi io vi farò un video spiegandovi che nelle religioni politeiste, pagane ed asiatiche, orientali, nel tantrismo, nel buddismo, nell'induismo, non c'è una netta divisione fra bene e male. Sono delle forze della mente, della natura, dell'universo, che si manifestano nel loro aspetto irato e nel loro aspetto benigno, perché attraverso la coscienza delle manifestazioni irate della mente uno raggiungerebbe l'illuminazione, ma uno deve avere rispetto e timore tanto delle forze positive come delle forze negative, perché non è che uno evoca un demonio per fare un lavoro e poi il demonio se ne va, perché può prendere possesso della tua persona. Oscuro piacere, bene, ma l'ultima live Iperione l'ha fatta circa un mese fa, giusto? Esatto, l'ultima live della quale parlavo prima l'ha fatta un mese fa. Infatti io il video del quale parlo e anche la fotografia che ho messo come miniatura, Matteo Montesi è un autobot dei vigili del fuoco. L'ho fatto un mese fa quel video nel quale dicevo: un mio amico ha fatto una live parlando dell'incendio che avrebbe attivato Matteo Montesi e io ho partecipato della live e adesso mi sono documentato e ne parlo anch'io. È un video di un mese fa. Il CEO mi hanno detto che dovrebbe durare 3 settimane, ma dipende anche dalla gravità del caso. Se uno sclera molto, magari lo tengono 3 mesi, non 3 settimane. Magari il trattamento sanitario obbligatorio lo continua a casa di parenti, familiari o assistenti sociali, lo mettono in un centro. Quindi io ho fatto un video che spero vi interessi, ma non so trovare adesso il link, nel quale spiegavo a Matteo Montesi che, per esempio, le tradizioni afro-brasiliane non è che dividono le forze della natura fra buone o cattive, ma che semplicemente maneggiano le forze della natura sono dei poteri oscuri nella natura. Bisogna averne rispetto, bisogna averne fare semplicemente per sporci comodi tuoi e poi basta, come fanno molti ipocriti. Le forze, siano buone o cattive, sono più potenti di te e quindi ti possono dare del filo da torcere, ma non credere che non credere perché uno sappia maneggiare le cose, i rituali, sia facile per uno
Adesso non è facile per me trovare video. Ecco qua. Ecco qua che oscuro piacere. Qua metto il link del video nel quale spiego a Matteo Montesi i rischi di fare esorcismi senza essere esorcista, senza essere sacerdote, e che non ci si può improvvisare, neanche testimoni di Geova, i mormoni, gli avventisti, i quaccheri. Sono delle congregazioni religiose che ti riconoscono come religioso. Qua va il link del video dove gli spiego tutte queste cose, i rischi di fare esorcismi. Non basta andare con un rosario, leggere la Bibbia e queste cose qua. Quindi il video di oggi, poi alla fine lo titolerò Live di oggi, parlando di Matteo Montesi. Forse no, che voglio che sia un video a sorpresa. Voglio che, perché mi hanno detto: ah, tu stai facendo visualizzazioni perché parli di Matteo Montesi, altrimenti non ti si filerebbe nessuno. Siccome ho iniziato a parlare di Matteo Montesi, potrei mettere nel titolo Matteo Montesi, però quando voglio parlare di lui metto nel titolo Matteo Montesi. Adesso invece vorrei parlare della politica, e quindi non posso fare un titolo troppo largo. È successo, quindi punto a capo, è successo quello che io ho predetto. Voi potrete andare a controllare nei miei ultimi video di quest'anno, ma anche del 2018. Attenti, attenzione, qua si va o a un rimpasto di governo o a un inciuccio, o come all'epoca di Andreotti, gli anni 70, a un governo di larghe intese, come anche aveva voluto proporre Berlusconi, oppure a un governo tecnico o alle elezioni anticipate. Secondo me si farà prima questo rimpasto. Nessuno ha votato il governo che si è fatto giallo rosso, che non è un governo di una squadra di calcio. E poi si farà un inciuccio, perché non riusciranno a governare lo stesso, perché sono più differenti tra loro M5S e PD piuttosto che Movimento 5 Stelle con Lega. Magari si farà un altro rimpasto, perché si metteranno dentro anche Lega, PDL, poi si andrà a un governo tecnico per finire la legislazione, fare i 4 anni, e poi si andrà alle elezioni. Il problema è che sempre di più manca la maggioranza a chi vince le elezioni, quindi devono fare inciuci, poli, alleanze trasversali, alleanze parallele, alleanze che siano le parallele divergenti, no? Oscuro piacere, tu sai che viveva da solo, ma come mai è tornato con i suoi? Io so che non so chi delle persone, degli sponsor, lui diceva dei patrocinatori, forse delle vecchiette che gli pagano PayPal perché fa dei video religiosi, che prega la Madonna, che va a bagnarsi nei santuari, eccetera. Sì, si era fatto una casetta, l'aveva pitturata lui, l'aveva condizionata. Però, se è vero che lo hanno sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio dopo manifestazioni palesi di insanità mentale, è ritornato con i suoi perché deve avere dei tutori, non può vivere da solo, è un pericolo per sé e per gli altri. Sempre che lo hanno sottoposto a un trattamento obbligatorio sanitario, altrimenti gli hanno dato gli arresti domiciliari. E chi può controllare? Lui non esca di casa, se vive da solo, allora va a vivere con i suoi genitori, anche perché è molto probabile che gli abbiano interdetto di fare video in YouTube, gli abbiano sospeso
la PayPal e le altre forme di guadagnare denaro. Sì, esatto, prima del rogo dovrebbe vivere da solo, perlomeno lui diceva che era andato a vivere da solo in quella casetta. Poi non so, ne ha dette tante di cose, perché diceva che caricava video giorno e notte con la ventola sempre accesa del computer, che si rompevano filmatrici, computer, chiedeva soldi alla gente. Poi uno in un video ha caricato un discorso con Matteo Montesi in una non so come si chiama WhatsApp. Matteo Montesi lo aveva mandato a quel paese a stendere, perché diceva: io ti ho dato i soldi di internet per quest'anno, la fibra ottica, perché stai continuando nei tuoi video a chiedere soldi per internet? Ho comprato il computer. Cioè, ci sono state delle persone che gli hanno comprato le cose, che gli hanno pagato le vacanze a Londra, a Cuba, persone che conosceva nell'ambito religioso magari, e magari molti anziani che credevano veramente che lui magari è un fervente religioso, ma di mentalità molto semplice. Comunque, lui diceva che c'aveva i suoi genitori che erano vecchi, erano anziani, che erano malati e che li doveva assistere, eccetera, eccetera. E poi in un video posteriore a queste dichiarazioni si vede come il padre cammina tranquillamente, va a prendere l'ape o un'altra furgonetta, se ne va a lavorare. Già non so che lavoro fa il padre. Quindi alla fine te le racconta. Ma dell'altro argomento, della politica, veramente i pentastellati, che ve lo ricordate nel 2010-2013, che dicevano mai con la vecchia casta, mai con il PD, mai con il PDL. Ecco, in un primo momento nel 2010, 2008, 2009 hanno iniziato questi grillini ad aderire l'uomo comune, la casalinga, l'impiegato, il postino, tutti si candidavano, si postulavano. Infatti anch'io ho fatto dei videoblog candidandomi al Movimento 5 Stelle. È cominciata l'epurazione, che hanno iniziato a cacciare persone a destra e a manca senza dare spiegazioni, e infine sono diventati dei professionisti della politica e adesso fanno delle alleanze programmatiche. Si sono arrivati a alleare con i nemici giurati di sempre. Come sono cambiati in 9-10 anni, eh? Come sono cambiati? Non sono più gli stessi. La Raggi, che era dura con il Vaticano, poi la prima udienza che ha dato come intendente di Roma è stata col Papa. Hai capito? Non so che dire. I pentastellati sono cambiati moltissimo. Io l'ho detto in un mio ultimo video, quello che ho fatto ieri. Quindi andatevelo a vedere. Non ho potuto mettere i video consigliati a fine video e durante il video, perché li ho filmati col cellulare in verticale. Comunque è triste che la politica ci deluda. È un suggerimento che non ho mai dato. Comunque, voi dovete andare a votare, perché altrimenti voteranno per voi. È meglio annullare il voto piuttosto che non andare a votare. Come fare a annullare il voto? Non mettere voto in bianco, perché altrimenti ti accontenti del risultato, qualunque sia. Devi scrivere al posto del nome del candidato, magari in tutta la scheda, magari solo in un partito, invece del nome del candidato, le due opzioni: o voti per il partito più insignificante, metti il nome del candidato dell'ultimo della lista, oppure scrivi Santen Chan, lo youtuber italiano. Così ci saranno forse migliaia di schede e il giudice della tavola dello scrutinio leggerà: questo voto va a Santen Chan, lo youtuber italiano.
annullato. Quest'altro voto va a Sant'En Ciano, youtuber italiano, annullato. La preferenza questa va a Sant'En Ciano, youtuber italiano. Però intanto io mi aiutate a diventare famoso, perché ne parleranno nei telegiornali. La gente ha votato in massa Sant'En Ciano, youtuber italiano. Quindi se voi volete protestare, fare un voto protesta contro tutti i partiti, volete annullare il vostro voto, sapete che amiche ed amici vostri vogliono fare lo stesso, diffondete questo video e ditegli: se ci saranno elezioni e loro in protesta vogliono annullare il voto, ma lo devono annullare, perché se non vanno a votare o votano in bianco fanno sì che votino per loro. Allora consigliate questo video ad altri, innanzitutto commentate qui sotto cosa ne pensate, tanto di Matteo Montesi come quello che ho detto della politica, e poi andate a votare se volete votare in protesta mettendo come candidato Sant'En Ciano, lo youtuber italiano, e consigliando a amici, parenti e familiari di votare lo stesso, di mettere come candidato nelle liste di un partito Sant'En Ciano, lo youtuber italiano. Così magari al telegiornale diranno: il 20% dei votanti ha annullato il voto scrivendo Sant'En Ciano, lo youtuber italiano. Ma chi sarà? In questo modo darete notorietà al mio canale. Vi ringrazierei moltissimo se farete questo. Allora, visto che è tardi, sono le 18:10, visto che ieri ho fatto due video e ci ho messo un fagotto di tempo a caricarli col cellulare, che ho dovuto ricaricare la batteria, non vorrei approfittarmene del cellulare, e poi non ho altro a cui dire. Allora, riepilogando, se non ci sono delle domande dal vivo, vediamo se ci sono. Dei commenti, però altri due commenti in attesa. Io metto in attesa di revisione, perché così so che mi hanno commentato. Oscuro piacere. Ciao, ma lui viveva per conto suo in quella casa dove aveva messo il camino, ma ci viveva, vive ancora o no? Che non ci vive più, che è successo? Non lo so, oscuro piacere. No, ma lui viveva per conto suo, quello o ancora no? Perché non ci vive, che è successo? Le macchine, what? Ma aveva solo la blu? Ma quando lo liberano è un TCO, i suoi come hanno reagito a tutto? Non lo so se viveva da solo, se viveva ancora in quella casa, se l'aveva costruito per un amico, ma lì ci faceva da mangiare. Comunque non so come hanno reagito i suoi. Chi lo sa è, per esempio, una persona che dice di vivere a 200 metri da dove vivevano i suoi. Però non riesco a trovare il nome. Comunque nel commentario al video, ecco, alberi, boschi, foreste, dice: io abito a 200 metri dai genitori di Matteo, non so niente. Evidentemente devi parlare, caro amico mio, devi parlare a alberi, foreste, oscuro piacere, devi parlare a alberi e foreste e natura, mi sembra che si chiami. Alberi, boschi, foreste, devi parlargli a lui, perché lui sa. Io, Matteo e poi the end, fine. Matteo è in clinica, poi le tre
auto sono state sequestrate e adesso gli rimane solo la roulotte dello zio, il fatto della casa. Certo, ti confiscano tutti i beni se distruggi, anche se magari con quello che ti confiscano non ripagano nulla, però succede che ti confiscano tutto. Sono contento che continuate a partecipare, però purtroppo ho detto tutto della politica, ho detto tutto di Matteo Montesi, magari vi risponderò a delle domande se continuate a commentare il video. Questo video o i video precedenti, però adesso che sono di cena per tornare a cena, e quindi mi spiace lasciare la live giusto quando c'è l'intervento di molte persone, ma è così la vita. Ho avuto molti spettatori, adesso ce n'è solo uno, e giusto quando sto per chiudere, quindi ciao dal vostro Santen Chan. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, commentate sotto questo video, condividiate questo video affinché anche altri possano commentarlo. Guardatevi che nella chat ho messo un link di un video che vorrei che voi guardate, che gli ho dato dei consigli a Matteo Montesi. Ringrazio Iperione per l'informazione che ha dato un mese fa nella sua live e che ha dato spunto a fare dei video. E ringrazio tutte e tutti voi, condividete questo video affinché anche altri possano commentarlo e condividerlo, e poi ci sentiamo. Guardatevi quanti miei video vi è possibile e commentateli. In questo modo io guarderò i vostri video e li commenterò, anche quelli più vecchi, perché ne ho fatti più di 1000, sono 1040 adesso. Vi ringrazio molto, conterei sulla monetizzazione, perché io, al contrario di Matteo Montesi, non voglio chiedere denaro alla gente. Ho provato a entrare in Patreon, ma non so come funziona, e adesso mi cancello da Patreon perché non è successo nulla. Ma se voi mi volete aiutare economicamente, guardate i miei video, commentateli e condivideteli, e date like, cuoricini, anche ai commentari che già ci sono ai miei video. In questo modo aumenta il TCO, le possibilità che i miei video siano visti, perché non solo bisogna dare like al video, ma anche ai commentari che ci sono nel video, a tutti i commentari, anche ai commentari dei commentari, come faccio io per aiutare gli altri. Entro in un video, gli do like, lo metto nei preferiti e poi commento, do like al mio commentario, alla risposta al mio commentario, e a tutti. Se ci sono 200 commentari, do like ai 200 commentari. Mi raccomando, più video miei commentate, più io commenterò i vostri video. Però non fate l'errore che ha fatto un mio amico, ha commentato 20-30 volte uno solo dei miei video, pensando che io gli avrei commentato 20 video suoi, 30 video suoi. No, se voi mi date 30 commentari a un video dicendomi like, 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 metti commentario, metti commentario, like, io vi commento solo una volta solo un video. Invece, se voi volete 30 commentari da me nei vostri video, dovreste commentare 30 miei video differenti, quelli che vi piacciono di più a caso, fra i più vecchi, fra i più nuovi, fra i più guardati. Ma 30 commentari voi volete, 30 like, 30 video miei dovete guardare, commentandoli per farmi sapere che avete lasciato un like, dicendomi bel video, grazie, eccetera eccetera, e io farò con altrettanti video vostri. Allora, ho già parlato di Matteo Montesi, ho parlato della politica, il titolo lo lascio così, un altro in inglese, un altro commentario, no, un altro video live streaming del venerdì pomeriggio, perché ho parlato di due temi differenti e non riesco a fare una sintesi nel titolo. Matteo Montesi e la politica italiana. Mi raccomando, stanno succedendo dei casini, ormai tutti i partiti politici mi hanno deluso, il Movimento 5 Stelle, i gialli, che non si sarebbero mai alleati con i rossi,
con il PD, che sono la somma dell'ex Partito Comunista più la Democrazia Cristiana, adesso si sono alleati, hanno fatto governo senza passare per le urne, come dice Matteo Salvini, con quelli di Renzi. E hanno fatto il ribaltone, hanno fatto l'impasto, il rimpasto di governo, hanno fatto l'inciucio. Quanto durerà questo nuovo governo non si sa, però di sicuro che si arriverà a un governo tecnico e forse a delle elezioni, forse anticipate. Ma tutto questo l'ho detto nei miei ultimi video e l'ho detto anche nel 2018 e l'ho detto ogni volta che ci sono state. Ultimamente non ci sono state elezioni, perché Renzi chi l'ha messo? Allora vi lascio, perché già l'ultima volta che ve l'ho detto già sono passati 41 minuti, cioè erano 30 minuti che vi dovevo lasciare, sono passati 10 minuti. E no, poi sono ripetitivo, vero? Dategli un nome a questa giraffa di peluche e se volete anche all'orsetto. Orsetto mi sembra che non l'ho filmato qui in YouTube, ma andate a guardare i video che ho caricato in Facebook, lì troverete l'orsetto. No, il leone, ecco, che nome dareste a questa giraffa di peluche e al leone che vedrete nel mio profilo di Facebook? Vi lascio con questo interrogativo. Lasciate qua il vostro suggerimento, il nome da dare a questa giraffa di peluche e al leone di peluche che troverete nei miei video di Facebook, nel profilo Sant'Enchan, nel mio muro Sant'Enchan. Condividete questo video affinché anche altri possano dare suggerimenti per i nomi delle mie mascotte, per opinare circa quello che gli è successo. Dividerlo, gli altri possano commentare, dire tutte queste cose e condividerli a loro volta. Ciao, aiutatemi a viralizzare i miei video e a monetizzare YouTube. Io non vi do la PayPal, non vi do Western Union. Io voglio monetizzare con YouTube, onestamente, come deve fare qualsiasi YouTuber. Allora, arrivederci e grazie. Se no, sto altri 20 minuti e poi sono ridondante e annoio la gente.